su nuove frequenze. Start the party. Buon pomeriggio e buon ascolto in diretta qui nel mio programma. Io sono Beppe Ravetti e vicino a me ho mia moglie. Ho mia moglie che si chiama Ilaria Spillari. Ciao Ilaria. Ciao Giuseppe. Come stai? Molto bene, grazie. Serena, rilassata? Sì, abbastanza. Non sono proprio nel mio mondo, però va bene. Non sei mai stata in una radio? No, è la prima volta. Bene, questo è il mio mondo, quindi sono cavoli tuoi. Certo, sono prontissima. Nice. Scherzo. Vedere Giuseppe così disinvolto in radio è stata una sorpresa. L'ho visto con la situazione veramente in mano. Dai, allora parliamo un po' del tuo lavoro a questo punto. Sì. Okay? Io gestisco un piccolo allevamento amatoriale di gatti siberiani. Sì. Quanti gatti hai, per dire? Io in casa ho 6 gatti. Mi ha fatto contenta, mi ha fatto soddisfazione, comunque piacere vederlo anche davanti a me in un certo modo. Ma che cosa che ti trasmettono questi gatti? Parliamo del lato emotivo, andiamo sul profondo. Dai, sai che mi piacciono queste cose. Sì, dai. Sì, lo so che tu sei più vero? Per queste cose. Dai, spiegaci un po', tra tutte le razze di gatti, qual è quello che dici, forse questo assomiglia di più a me? Ma devo dirti che loro mi rispecchiano molto comunque, sono sempre molto... Ma perché cosa? Se, tu ovviamente dici, ma io Ilaria non l'ho vista ancora in quella veste lì coccolona spiegami. E tanto dolce e appiccicosa, però credimi che... Che lo sei. Che lo sono. Davvero? Non con te, ma lo sono. Davvero? Sì, al massimo sarei così. Questa mia padronanza che ho in radio l'ho già attuata poi fuori. Quando è il momento, il dialogo lo affronto serenamente, con le domande giuste. Di solito alla fine di un'intervista io chiedo sempre una cosa. C'è qualcosa che magari vorresti dire riguardo a questo argomento che non ti ho chiesto? No, vabbè, devo dire che secondo me finché non li conosci i gatti siberiani non ti rendi conto di quello che possono dare e di come possono essere. Quindi anche tu devo conoscerti bene per riuscire a capire tante cose. Vabbè, te l'ho servita sul piatto d'argento. Grazie. Okay, prego. Grazie mille, ciao Ilaria. Grazie a te, ciao. Piano piano ci stiamo avvicinando, cioè l'incontro vero secondo me piano piano sta avvenendo, quindi... Siamo un po' più aperti entrambi e un po' più disponibili. All'inizio, adesso a distanza di un po' di tempo, per quello che ti ho dimostrato, secondo percepisci qualcosa di diverso verso nei miei confronti? Beh, qualcosa posso che... dire sicuramente che cioè, un po' è cambiato quello che penso di te. Sì. Beh, giù, cioè, sei quasi un'altra persona da quando siamo andati via. Però evidentemente nel tuo ambiente sei molto più tranquillo e molto più, insomma, presente. Meno male, ti ringrazio. Avevo bisogno di sentire queste parole. No, ma quello sicuramente. Siamo comunque, secondo me, stiamo rodando un pochino, no? Sì, mi piace come parli adesso, vedi? Adesso sì, adesso è tutto un altro parlare con te, mi fa più piacere. Prima ti avrei scaraventata, adesso mi fa più piacere. Ecco, una cosa in più è che noi, cioè tu ti rendi conto che noi non stiamo un attimo zitti, noi parliamo tantissimo. Cioè fammi capire in che senso, no, cioè, allora, realtà parliamo più di cose importanti più che di stupidaggini, perché io di te, se ci penso, non è che so molto, infatti quando parliamo delle nostre dinamiche ne abbiamo di cosa da dirci, come, e quando poi si esauriscono questi discorsi che io non ho ancora magari percepito, un dialogo su altri argomenti. Se tu pensi così... Se io non riesco a tirare fuori certi argomenti che a te piacerebbe trattare, tirerei fuori tu. Ma certo, ma sicuramente, ma sono d'accordo, ma quello ok. Infatti ti ho chiesto adesso dei tuoi genitori, ti ho chiesto quando è stato del tuo lavoro, ti ho chiesto, ci mancherebbe. Ma ti ripeto, siccome il tempo è poco, cioè, allora è normale che ci concentriamo sulle cose che abbiamo da dirci, che sono importanti. Ma quello ok. Dai, che stiamo entrando in acquiterno. No, siamo arrivati bene.
Quindi adesso siamo in silenzio per gli ultimi minuti. Può anche starci stare in silenzio per un minuto, perché no? Ma sì, Gio, è una battuta, è una battuta. Okay.